Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, siamo primi, o come si diceva una volta, uno. Siamo primi. Siamo primi nel girone, incredibile, amici, ma siamo primi. Vedi che a volte non bisogna parlare prima che finisca tutto, perché c'è sempre una grande possibilità. Il calcio ti offre sempre una grandissima possibilità. La Juve fa il suo dovere, vince 1-0 in casa contro il Malmo. Assist delizioso di Bernardeschi con l'esterno, capocciata di Ken. Poi sulla partita, primo tempo molto buono, secondo abbiamo lasciato troppo per strada, e su questo ovviamente c'è da migliorare: o gol sbagliati sotto porta o l'ultimo passaggio non preciso. Però ci sono tante note liete positive, tipo l'esordio in Champions League in prima squadra di De Winter, questo ragazzo belga giovanissimo, esterno di destra, che può fare anche il centrocampista, che ha giocato pulito, preciso, tranquillo. Le situazioni offensive provate in una maniera diversa rispetto al passato, con due centravanti nel secondo tempo, Ken e Morata, con Dybala che ormai svaria tutto campo, con Bentancur che nel primo tempo faceva l'attaccante aggiunto, con Arthur che ha giocato 126 palloni, ma soprattutto ha lottato su tutti i palloni. Insomma, ci sono tante cose da dire positive, seppur bisogna continuare a lavorare per migliorare, anche perché il secondo tempo rispetto al primo, sicuramente a Mister Allegri non è piaciuto in vista della gara contro il Venezia, perché bisogna stare sul pezzo tutta la partita bene, cattivi, concentrati, pensierosi al punto giusto. Però contemporaneamente dall'altra parte, da San Pietroburgo, arrivavano i risultati che piano piano portavano la Juve al primo posto. E quindi, al di là della sconfitta brutta, dove abbiamo preso 4 gol a Stamford Bridge, però per il resto gli siamo arrivati davanti ai campioni d'Europa. Abbiamo fatto 15 punti, li abbiamo battuti in casa nostra e noi non abbiamo pareggiato a San Pietroburgo contro lo Zenit. Questo a dire che probabilmente, visto che anche in campionato piano piano qualcosa stiamo mettendo a posto, questo a dire che forse hanno parlato tutti un po' troppo presto, perché questa è ancora un'ottima squadra, la Juventus. Fra 2 mesi se ne riparlerà, vedremo chi prenderemo in Champions League. Intanto abbiamo passato il girone da primi, intanto siamo alla terza vittoria consecutiva senza subire gol, e intanto abbiamo ancora la possibilità, rimettendoci però con la testa giusta subito e la voglia, la cattiveria giusta subito della partita col Venezia, perché il Venezia ci avrà la dente avvelenato per la rimonta che ha subito in casa contro il Verona, e allora possiamo andare poi a giocarci Bologna e Cagliari e festeggiare il Natale, magari anche lì con qualcosa di impensato in classifica per come si erano messe le cose. Quindi, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, prima di dare tutto per scontato e tutto per negativo, iniziamo a pensare un po' positivo, eh? Merry Christmas in anticipo e anche Happy New Year, ma soprattutto buon finale di campionato nelle ultime 3 partite che ci portano a Natale.